Qualche giorno fa hanno fatto molto discutere le frecciatine reciproche che si sono tirati Tiziano Ferro e Mara Maionchi, e lo stesso Kodakons ha deciso di intervenire. Lo ha fatto a gamba tesa, come solito fare, chiedendo alla Rai di rimuovere la discografica dalla conduzione italiana di Eurovision Song Contest. La Rai deve rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione dell'edizione italiana di Eurovision Song Contest. A chiederlo il Kodakons. Dopo le dichiarazioni odierne della stessa Maionchi durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, e le notizie apparse nelle ultime ore sui mass media circa le pressioni che sarebbero state fatte dalla produttrice discografica su Tiziano Ferro ai tempi della loro collaborazione artistica. E ancora, le affermazioni circa il peso e l'aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose. La discografica, infatti, avrebbe dichiarato che lo spettacolo ha qualche esigenza, anche se non è d'obbligo. Ma aiuta a essere più magri, è importante. Non basilare, frase che sembra voler sostenere che i cantanti magri avrebbero più possibilità di successo rispetto a chi ha qualche chilo in più. Messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull'aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani alterandone pericolosamente il comportamento e le scelte di vita. Kodakons chiede alla Rai di rimuovere Mara Maionchi dalla conduzione di Eurovision. La sua risposta. Ovviamente la Rai non ha risposto, figuriamoci se estromette Mara Maionchi per le frasi dette su Tiziano Ferro, ma la discografica, intercettata da Striscia la Notizia, ha così commentato questo fatto. Io estromessa? Mi sembra un po' esagerato, mi dispiacerebbe molto. E sul caso di Ferro, Mara ha aggiunto. Ci sono rimasta male perché, dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme, una volta ogni tanto ci si potrebbe sentire. Basterebbe un saluto. Mi è mancato il rapporto che avevamo prima del successo. Magari si è dimenticato di me. È un po' triste ma forse è così. Però ci risentiremo. La questione si riaccomoderà.